torna nella sede del Comune di Napoli, in Piazza Municipio, il dipinto dell'artista Gennaro Villani, che fu rubato nel novembre 2010 dagli uffici della segreteria del sindaco. Il quadro è stato riconsegnato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli al primo cittadino Gaetano Manfredi. C'è insomma sempre attenzione sul nostro patrimonio, grande lavoro da parte dell'Arma dei Carabinieri, e questo è uno sprone che arriva a noi anche per lavorare ancora di più anche sulla tutela del patrimonio mobile del Comune di Napoli, che ha tante opere pittoriche molto interessanti, ed è anche questa l'occasione per avviare un percorso di valorizzazione. Il dipinto, che raffigura un paesaggio con chiesa, è stato riconsegnato alla presenza del primo cittadino di Agerola. È un'opera a cui noi siamo legati da un senso di appartenenza non solo territoriale ma soprattutto sentimentale, perché l'oggetto del quadro descrive la bellissima piazza di Bomerano, piazza Paolo Capasso, che è la porta d'ingresso del famoso Sentiero degli Dei, tra le 10 passeggiate più belle al mondo, e che è la punta di diamante del nostro circuito di sentieri che dall'alta costiera amalfitana di Agerola raggiungono i punti di interesse storico-culturale più della bassa costiera.